Amici sportivi, benvenuti allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo. Un saluto da Davide Sardo. E la domenica della finalissima del campionato di eccellenza Girone A, Agragas San Cataldese, è la giusta finale tra due ottime formazioni che hanno dominato la regular season. La squadra Verdi Amaranto ha vinto la regular season, mentre l'Agragas è arrivata al secondo posto. Poi i triangolari con i trionfi di Agragas a San Cataldese, e oggi pomeriggio sul neutro di Mazara del Vallo la finalissima per un posto in Serie D. Un ringraziamento alla Fil Rouge di Carlo Valenti e buon lavoro al suo staff per questa diretta streaming da Mazara del Vallo. Squadre negli spogliatoi, abbiamo già le formazioni. La San Cataldese scenderà in campo con Dolenti in porta, Velardi, Ferla, Calabrese, Di Marco, D'Angelo, Tuccio, Quamè, Torregrossa, Veneroso, Sess. In panchina Aruscia, Burchieri, Rallo, Buonocore, Piazza, Azzara, Saetta, Galletti e Bianconi. Allenatore Alessandro Settineri. L'Agragas risponde con Compagno in porta, La Spina, Ferrante, Candela, Cipolla, Licata, Biondo, Incatasciato, Gambino, Viglia, Giardina. In panchina Marzino, secondo portiere, Baio, Cerra, Spinelli, Sicurella, Buladesh, Fricano, Spataro, Secan. Allenatore Francesco Di Gaetano. I tifosi dell'Agragas sono dinanzi alla nostra postazione in gradinata, sono circa 300. I tifosi della San Cataldese sono qui sotto la nostra postazione in tribuna coperta. Ai tifosi dell'Agragas è stata anche assegnata la curva. Dirige la partita il signor Michele Buzzone di Enna. Gli assistenti sono Cristiano Tina di Siracusa e Gerardo Sebastianella di Messina. Come detto, finalissima per la promozione in Serie D. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocheranno due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. E se il pareggio dovesse continuare, perdurare, si batteranno i calci di rigore. Si gioca su un manto in erba sintetica, temperatura intorno ai 35 gradi, fa un caldo infernale a Mazara del Vallo. Le due formazioni arrivano a questa sfida con il morale a mille. Stanno attraversando un ottimo stato di forma le due squadre. San Cataldese, che nel triangolare ha avuto la meglio contro due corazzate, il Mazara e il Canicattì. L'Agragas invece si è qualificata superando la Nissa e la Folgore. Decisiva per questa finale, per quanto riguarda l'Agragas, la vittoria interna contro la Nissa per 2-1, mentre la San Cataldese ha battuto nettamente il Mazara allo stadio Valentino Mazzola. Le due squadre si sono già affrontate nella regular season allo stadio di San Cataldo, finì 3-0 per la San Cataldese alla seconda giornata della regular season. Una Agragas sottotono, una San Cataldese brillante e tonica, è riuscita ad avere la meglio contro i biancazzurri di Ciccio Di Gaetano. Stagione che finisce oggi, una stagione lunghissima causa Covid, con tante interruzioni, poi la scelta di disputare un mini torneo cosiddetto regular season, e con le due squadre, le due corazzate, San Cataldese e Agragas, a dettare legge. E oggi, come detto, è la giusta finale tra due formazioni costruite per cercare di ottenere il salto di categoria in Serie D.
il campo darà l'ultimo verdetto. Sono entrate in campo i giocatori, sono entrati in campo i giocatori delle due panchine. Adesso sta arrivando la panchina dell'Akragas, lo ricordiamo, è composta da Marzino, secondo portiere, poi Baio, Cerra, Spinelli, Sicurella, Buladesh, Fricano, Spataro e Sekan. Indisponibile Maniscalco, che si è fatto male nel match interno contro la Nissa. Due organici importanti per l'eccellenza, i due club hanno investito tanto denaro per allestire squadre degne di nota, squadre per cercare, come detto, di ottenere la promozione in Serie D. Sta per arrivare anche il tecnico dell'Akragas, Francesco Di Gaetano. E tra poco l'ingresso in campo delle due formazioni. È stato scelto un arbitro siciliano per questa sfida, Michele Buzzone di Enna, che è in odor di promozione, uno dei migliori fischietti della categoria. Terna dunque tutta siciliana per questo big match. C'è grande entusiasmo sugli spalti. Ecco le squadre, stanno scendendo. Tifosi della Sacca Taldese che indossano una t-shirt bianca con su scritto Cula Via D, una D gigantesca. Ed è tutto pronto per l'ingresso in campo delle due formazioni. Un saluto a tutti i tifosi dell'Akragas e a tutti gli sportivi che stanno seguendo questa nostra telecronaca. Entra per prima in campo l'Akragas con Capitan Gambino a tirare il gruppo. Accanto a lui Gino Giardina, poi Alfonso Cipolla, Rosario Licata, il portiere compagno, Incatasciato, Candela, Ferrante, l'argentino Viglia con la maglia numero 10, poi il terzino Nicola Schina, il folletto Giovanni Biondo. Arriva anche la Sacca Taldese in maglia verde amaranto. Tra poco il presidente del Mazara, Titone, consegnerà un omaggio floreale. I rappresentanti delle due società. Omaggio floreale consegnato ai due capitani, Gambino per l'Akragas e Di Marco della Sacca Taldese. Sarà un bel duello oggi tra i due, Gambino attaccante, Di Marco che è un difensore centrale. La società Mazara del Calcio, in segno di ospitalità, ha dato dei fiori alla Sacca Taldese e all'Akragas. Grazie presidente Titone. Ed è quasi tutto pronto per il calcio d'inizio. Fanno sentire anche i tifosi dell'Akragas, stadio che riapre seppur parzialmente ai tifosi. Le foto di rito per la Sacca Taldese, i giocatori dell'Akragas che vanno a ringraziare i tifosi in gradinata. Entrambe provano a tornare in Serie D. Adesso c'è un bellissimo gesto da parte dei giocatori della Sacca Taldese che vanno a salutare i tifosi dell'Akragas. Adesso l'urlo dei tifosi della Sacca Taldese. Prima del match è stato premiato Torre Grossa, attaccante della Sacca Taldese, bomber della regular season. E adesso c'è il saluto dei biancoazzurri ai tifosi della Sacca Taldese, un gesto meraviglioso, c'è grande fair play
adesso è davvero tutto pronto per il calcio d'inizio di una partita che promette spettacolo e tanto agonismo. Saga Daldese, una squadra completa in ogni reparto, un ottimo centrocampo, un attacco che segna tanto, una difesa quasi insuperabile, capitanata da Di Marco e D'Angelo, due giocatori di assoluto valore. È un Akragas che è in grande forma, un Akragas completa, un Akragas che gioca un buon calcio e ha pochi punti deboli. Attenzione, tutto pronto per il calcio d'inizio che spetterà alla San Cataldese. Eccoci in postazione, ringrazio il collega Carlo Valenti. Una produzione a Fil Rouge TV, una delle migliori web TV della Sicilia. Fischietta in bocca per l'arbitro Buzzone di Enna. Inizia adesso la finale tra Akragas e San Cataldese. Chi vince sarà promossa in Serie D. Testa Cipolla, altro colpo di testa di Ferrante, intanto rimasta a terra il portiere Dolenti. Scintille in campo, attenzione. C'è stato un contrasto tra Villa e Dolenti. Si può tornare a giocare nonostante le proteste dei giocatori della San Cataldese. Posta in palio, inutile ribadirlo, altissima. Con le mani è pronto a mettere palla in gioco Ferla. Velardi, Calabrese, D'Angelo, palla lunga a cercare gli attaccanti col petto. Tuccio poi spazza via il pallone, la spina, il duello D'Angelo Gambino, prova a ripartire l'Akragas, Giovanni Biondo supera due avversari, pallone a destra per la spina, brutto fallo su Biondo, gara subito entrata nel vivo. Secondo minuto di gioco, punizione per l'Akragas con Alfonso Cipolla. Si va da Rosario Licata. Palla lunga, cercare Gambino, di testa Calabrese. Altro colpo di testa di Ferrante, poi D'Angelo a cercare Tuccio. Su blu ringhia Cipolla, perde la palla Tuccio. Sarà rimessa con le mani per i verdi Amaranto. È pronto Sess. Con le mani Sass, poi Calabrese, si gioca sull'out di sinistra, recupera la palla Candela, poi Viglia, non riesce a servire nel corridoio Gambino, rimessa con le mani per l'Akragas. Luca la spina con le mani, Gambino protegge il pallone, va giù, non c'è fallo. Adesso fischia l'arbitro, punizione Akragas, incatasciato, il cambio gioco a memoria, servito Ferrante. Giovanni Biondo si accentra il numero 7,
poi serve incatasciato, palla imbucata per Viglia, lì c'è il muro calabrese e poi Sess, se ne va Sess, attenzione alle sue falcate, la spina intercetta, era Kwame non Sess, adesso Sess di Marco D'Angelo, giro palla per la San Cataldese, si chiude bene l'Akragas, intercetta il pallone Giovanni Biondo, poi Gambino, attenzione Gambino contro Di Marco, Dolenti mette tutti d'accordo, palla in tribuna, ottima intuizione di Giovanni Biondo, l'Akragas ha provato subito a ripartire con Gambino, tempestiva l'uscita di Dolenti, con la mani Ferrante, il tocco di Perla, poi Kwame Veneroso, poi la scivolata tempestiva perfetta di Alfonso Cipolla. Dolenti per la San Cataldese, porta a spasso il pallone il portiere Verdi Amaranto, il lancio lungo a cercare Torre Grossa, di testa svetta Licata, poi gioco pericoloso su Giovanni Biondo, per lui una scarpata in pieno viso da parte del numero 2 Velardi, si ferma il gioco, punizione Akragas. Scintille dinanzi alla panchina della San Cataldese, attenzione, siamo solamente giunti al quinto minuto del primo tempo e non sarà facile oggi per l'arbitro Buzzone gestire questa partita. Vanno a spiegarsi i due dirigenti, si prova a riportare la calma in campo, 0-0 il punteggio, adesso si può tornare a giocare, due palloni in campo, Licata, il cambio gioco ottimo per Candela, lì c'è Sass, duello tra i due, alla meglio Sass, poi Kwame rischia il dribbling ma va a terra, punizione per i Verdi Amaranto. Settimo del primo tempo, senza gol, la finalissima per la promozione in D tra Akragas e San Cataldese sul neutro di Mazara del Vallo. Dolenti alza lo sguardo, il portiere Verdi Amaranto, via il pallone, si cerca Torre Grossa, poi Veneroso, la conclusione, compagno attentissimo, primo tiro verso lo specchio della porta, lo timbra la San Cataldese con Veneroso, tutto questo all'ottavo minuto di gioco. D'Angelo, Di Marco, Calabrese, Velardi, Calabrese, l'Akragas aspetta la San Cataldese, Velardi, palla indietro per Dolenti, occupa bene lo spazio l'Akragas, ennesimo lancio di Dolenti per Tuccio, di testa Cipolla, cancella il lancio di Dolenti, ma la palla è ancora per la San Cataldese, Kwame, Torre Grossa con la testa, Veneroso,
arriva a destra Ferla, attenzione, poi Rosario Licata, via il pallone, Kwame allunga la gamba, serve il pallone, attacca la sacca taldese, Veneroso, attenzione, ci atterra un giocatore dell'Acragas, c'è punizione per i biancoazzurri, giù Rosario Licata. Nono minuto del primo tempo, Compagno al rilancio lungo, si va da Gambino, la palla filtra, attenzione, con la testa Di Marco e poi Dolenti. Finora una partita contratta. Dolenti con la testa Licata, recupera il pallone Biondo, ricomincia la Caracas con la spina, si va da Candela, Cipolla, palla lunga, cercare Gambino, il duello con Di Marco, poi D'Angelo, fanno buona guardia, Sass, Calabrese, Tuccio, ottima copertura di Candela, ancora San Cataldese, palla imbucata, Licata, chiude bene la diagonale, poi la spina, fallo netto del numero 7, Tuccio che abbatte la spina, va a chiedere scusa all'avversario, il numero 7 della San Cataldese, punizione per l'Acragas, sotto il settore occupato dai tifosi biancoazzurri. Ferrante si ferma, rimessa Acragas, con le mani Ferrante, tutto da rifare, ha guadagnato troppi metri per il direttore di gara Peppe Ferrante, rimessa che sarà ribattuta dall'Acragas. Ancora due palloni in campo, quello giallo-blu della San Cataldese, quello bianco e dell'Acragas. La squadra verde amaranto spera di giocare con il pallone giallo-blu. C'è stato un sorteggio secondo indiscrezioni e quindi è stato scelto il pallone bianco. Dodicesimo di gioco, attenzione, la San Cataldese in attacco con Ferla, pronto la cross, ecco, palla sul primo palo, Cipolla lontana, Kwame, la conclusione, palla sul fondo. Nuova conclusione verso la porta di Compagno della San Cataldese. Pronto a rimettere palla in gioco, Compagno attacca lo spazio, la San Cataldese non vuole far giocare l'Acragas, ecco Compagno costretto al rilancio lungo, si va da Gambino, Calabrese con la testa, rimette in gioco l'Acragas che ha spazio per avanzare, Giovanni Biondo si accentra, ma arriva Kwame, ruba palla a Biondo, Kwame, palla imbucata, attenzione Tuccio, fuori gioco di Tuccio, tutto inutile, rimane a terra Giovanni Biondo, mani in faccia per il numero 7 dell'Acragas, colpito involontariamente da Kwame nel contrasto di poco fa. Nanni Compagno è pronto a rimettere palla in gioco, Sass ributta la palla in avanti, arriva Giardina, poi Calabrese, Velardi, ancora Biondo, ottimo lavoro di copertura, di sacrificio di Giovanni Biondo. Ha spazio l'Acragas per avanzare, ma ruba il pallone a Candela, Velardi, poi Giardina alza troppo la gamba e allora punizione a San Cataldese.
0-0 al Nino Vaccara di Mazara del Vallo, tra Caragassa e San Cataldese, finalissima per la promozione in Serie D. Velardi, D'Angelo alza lo sguardo, non vede compagni liberi, poi Velardi in buca per Veneroso, la palla filtra. Compagno, Rosario Licata, pochi spazi per l'Acragas e allora si torna da compagno e palla lunga a cercare le punte. Rimessa con le mani per i verdi Amaranto. D'Angelo, di testa Rosario Licata, poi Giardina, Viglia per Beppe Gambino che protegge il pallone da gran campione, servito incatasciato, poi Candela, bene incatasciato, attenzione, incatasciato, palla imbucata per Gambino, troppo lunga. Bella azione dell'Acragas, è mancata la finalizzazione, l'ultimo passaggio per concludere in porta. Tutto questo al 15° del primo tempo. Gara molto intensa. Due squadre che si temono tantissimo, due squadre ben organizzate. Entrambe meritano sicuramente la promozione in Serie D. Ma questa sera soltanto una sarà promossa direttamente in Serie D, poi per la perdente potrebbe esserci la via del ripescaggio. Gambino ci crede e recupera il pallone sul campanile alzato dalla difesa dell'Acragas. Calabrese, Quamè, Calabrese alza lo sguardo, il regista della San Cataldese. Velardi, Quamè, Velardi, D'Angelo, possesso palla prolungato per la San Cataldese, va in prestito Giardina, se la cava benissimo la San Cataldese con l'ottimo Com'è. Veneroso sgambettato da Biondo, punizione per i verdi Amaranto. Attenzione, siamo giunti al minuto 17 del primo tempo, chance per la San Cataldese, sul pallone il numero 10 Veneroso, area di rigore affollatissima, vanno a saltare anche i difensori centrali D'Angelo e Di Marco. Tutta l'Acragas in difesa, parte Veneroso, palla in aria, la conclusione e c'è il gol della San Cataldese, ha segnato Quamè. 1-0 per i verdi Amaranto, rete di Quamè in mischia sulla punizione cross di Veneroso. Si sblocca la finale, in vantaggio la San Cataldese. Ha segnato Quamè! Ammonito credo Quamè per la troppa esultanza, dunque cambia il risultato al Nino Vaccara, la sblocca Quamè. Gara ancora lunghissima, Cipolla, Ferrante, Licata,
rimessa con le mani per la San Cataldese, l'ultimo tocco per le guardialine è stato quello di Licata. Velardi continua a fare la partita, la San Cataldese Dolenti. Altra punizione per i Verdi Amaranto, la Cragasse non si è ancora ripresa dal gol subito. E attenzione a questo nuovo calcio di punizione per i Verdi Amaranto. Adesso siamo giunti quasi al ventesimo. Altra chance per la San Cataldese. Fischia a Buzzone. La finta di Tuccio, il tocco di Tuccio, poi Veneroso, palla in aria, due liberi della San Cataldese, ma è fuori gioco, si alza in tempo la linea difensiva dell'Acragas e mette in fuori gioco Quame e Di Marco, anzi no, di D'Angelo. Compagno al rilancio con la testa Gambino, fallo di D'Angelo. Attenzione, a terra un giocatore della San Cataldese. Si tratta di Tuccio. Attenzione, il guardaline richiama l'attenzione dell'arbitro. Attenzione, 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 rosso per Compagno. Follia di Nanni Compagno, portiere dell'Acragas. Espulso l'Acragas è in 10 uomini. Una follia quella di Nanni Compagno. Che lascia l'Acragas in 10 uomini e adesso entrerà il giovanissimo Marzino, classe 2001, ma soprattutto l'Acragas toglierà sicuramente l'attaccante sotto di un gol. Tutto si complica per l'Acragas. Compagno avrebbe strattonato Tuccio che era a terra. L'assistente ha richiamato l'attenzione dell'arbitro e l'arbitro ha estratto il cartellino rosso per Nanni Compagno, una ingenuità pazzesca del portiere dell'Acragas in una finale per la promozione in Serie D. Dopo 20 minuti di gara l'Acragas rimane in 10, l'Acragas che metterà in porta un giovanissimo, classe 2001, ed esce, uscirà Viglia. Vedremo se Di Gaetano lo lascerà in campo. Non si gioca da 3 minuti. Allora, Nino Vaccara scuote la testa, Giovanni Biondo. Dovrebbe uscire Candela, anzi no, vediamo chi toglie Di Gaetano. Intanto Marzino, classe 2001, è pronto ad entrare. Esce Luca Laspina, uno dei migliori terzini dell'Acragas, in grande forma. Dentro Marzino, maglia numero 12, classe 2001. Acragas in 10 uomini,
sotto di un gol. Si torna a giocare. Siamo giunti al 24esimo del primo tempo. Viglia giù, punizione Akragas. Vanno a saltare i difensori dell'Akragas, in particolare Alfonso Cipolla. Prova a sfruttare questa occasione, questa chance l'Akragas. Quasi 25esimo del primo tempo, ci prova l'Akragas su palla inattiva. Rosario Licata, palla nel mucchio, attenzione. Poi Cipolla ributta dentro, Quame allontana. Giovanni Biondo con le mani, Candela, Biondo, Candela, avanza il giovane Candela, fermato da Quame, poi Sass, gestione della palla per la San Cataldese. Generoso per Quame. Attacca con tanti effettivi la San Cataldese, fermato Tuccio, poi Torregrossa, fallo su Giardina, punizione Akragas. Serve adesso una Akragas determinata per ribaltare questa partita. Con la testa Cipolla, Biondo, fallo di Biondo su Tuccio. Fischia Buzzone, punizione San Cataldese, 26esimo. Sess. Supera Gambino, poi Velardi, palla buttata in aria, Marzino. Bene il giovanissimo portiere dell'Akragas, è entrato subito in partita, ottima uscita. Il suo rilancio a cercare Gambino, Viglia, fermato Gambino, la rimessa per la San Cataldese, l'ultimo tocco di Beppe Gambino. Ancora un fischio di Buzzone, questa volta la punizione per l'Akragas, fallo su Viglia. Servito a Gambino, Biondo mette giù il pallone, va giù Giovanni Biondo, guadagna una punizione importantissima per mettere paura e pressione alla San Cataldese. Va a battere la punizione lo specialista Rosario Licata. Un Akragas che deve crederci. Deve reagire. 28esimo. 1-0 San Cataldese. Akragas in 10 uomini. Chance adesso per Rosario Licata. Due in barriera per la San Cataldese. Tuccio e Ferla. Tutto pronto per il calcio di punizione. Fischia Buzzone.
parte Rosario Licata, è un tiro in porta, traversa piena, pazzesca, traversa clamorosa di Rosario Licata con Dolenti battuto, sfortunatissima l'Acragas. Attenzione, arriva un giallo per Candela, ammonito il numero 4 dell'Acragas. Acragas vicinissima al pareggio con Rosario Licata, una punizione perfetta che si è fermata all'incrocio dei pali, traversa piena e c'è un altro giocatore della San Cataldese a terra e si ferma ancora la partita. Di Marco è rimasto a terra, il capitano, tra poco punizione per i Verdi Amaranto dinanzi alla panchina di Settineri. Torna a giocare, trentesimo superato da 40 secondi, torna in campo intanto Di Marco, Dolenti, l'Acragas ha sfiorato il pareggio poco fa, su palla inattiva, punizione perfetta di Licata, palla che si è stampata sulla traversa, adesso Sassi. Veneroso, palla in aria, con la testa Torregrossa, Marzino, fuori gioco di Torregrossa, bravo ancora Marzino, attentissimo, riparte l'Acragas con Pippo Ferrante, perde palla Ferrante ingenuamente, attenzione al numero 2, Velardi, la conclusione alta sopra la traversa, deve stare molto attento l'Acragas. Cipolla, Gambino protegge il pallone, prova a far salire la squadra Beppe Gambino, poi si va da Giardina, adesso Candela, Giovanni Biondo, il triangolo con Candela, fermato, riparte Veneroso, Cipolla, ottima scelta di tempo, intervento importantissimo di Cipolla che ha fermato Tuccio. Rosario Licata, palla per Gambino, Dolenti è in anticipo e poi riparte Sess. 33esimo, 1-0 ancora per la San Cataldese, gol di Quamè al minuto 17, poi espulso Compagno per aver strattonato da terra Tuccio su segnalazione del guardalino, il signor Cristiano Tina di Siracusa. Rosario Licata è comunque una Acragas viva, una Acragas che ci crede. Viglia, lo ferma Calabrese, poi Veneroso, Calabrese,
D'Angelo, palla indietro per il portiere Dolenti. Palla per nessuno, quella di Veneroso. Allora Marzino rimette in gioco Candela, riparte l'Acragas con Giovanni Biondo. Gino Giardina, Giovanni Biondo. Palla che esce, sarà rimessa per la San Cataldese. Con la mano Sess, Quamè sbaglia, regala rimessa con le mani all'Acragas che rimane in attacco, servito Gambino che fa reparto da solo lì davanti, pochi palloni per Viglia, ma attenzione alla ripartenza della San Cataldese con Sess, fuori gioco di Tuccio, si alza in tempo e bene la difesa dell'Acragas e riparte. Trentacinquesimo, altra palla persa dall'Acragas, ma sbaglia anche la San Cataldese che sembra adesso accusare un po' di fatica. Marzino sbaglia il rilancio, attenzione Torre Grossa, sbaglia clamorosamente, l'Acragas ringrazia. La porta era sguarnita. Candela, Cipolla, si va da Licata ma arriva prima sul pallone Velardi, ma palla ancora per l'Acragas. Ferrante, ecco Viglia che mette giù il pallone, fermato fallosamente, punizione Acragas, guadagna metri importanti. Giardina vuole palla a destra, Biondo, si è già chiusa la San Cataldese. Giovanni Biondo, ricomincia Cipolla, Viglia non riesce ad agganciare il pallone, Candela, palla imbucata bene per Gambino, poi il tiro debole di Viglia, parata senza problemi di Dolenti. Calabrese, Sess, Quamè, Calabrese, Sess. Tuccio si accentra, palla imbucata troppo lunga per lo scatto di Veneroso. Marzino fa buona guardia, riparte poi Cipolla, 37esimo sul cronometro, 1-0 per la San Cataldese. Ma adesso l'Acragas sa fare la partita. Cipolla, bene per Viglia che ha spazio per avanzare. Viglia, servito Rosario Licata. Licata vuole il fondo, il cross, angolo Acragas. L'ultimo tocco di Ferla. Primo calcio d'angolo della partita, lo va a battere l'Acragas. Rosario Licata dalla bandierina. 38 sul cronometro. Rosario Licata. Palla sul secondo palo. Di testa Gambino, poi allontana la difesa della San Cataldese che prova a ripartire con Veneroso. Biondo intercetta e poi via il pallone. Tuccio. Poi Veneroso, Veneroso, attenzione, sulla corsia di destra, cross morbido, autorete, clamorosa di Candela, 2-0 per la Santa Caldese, autorete di Candela, si dispera il giovanissimo Candela. Candela, 2-0 per i Verdi Amaranto.
ultimo. Adesso non bisogna perdere la testa, bisogna stare tranquilli e sereni, la gara è ancora lunga e tutto può accadere. Non bisogna perdere la testa. La panchina dell'Acragas non ha gradito l'esultanza pittoresca di alcuni giocatori della San Cataldese con lo sguardo rivolto alla panchina dell'Acragas. Attenzione, arriva un giallo per un dirigente della San Cataldese e ammonito anche il nostro medico sociale, il dottore Bottone. 2-0 per la San Cataldese, un primo tempo dove sta accadendo di tutto. Tornare a giocare, 41esimo del primo tempo, che sarà sicuramente un maxi recupero, tantissime le interruzioni. Il fischio di Buzzone riprende la partita, la finale per la Serie D, 2-0 per la San Cataldese. Biondo giù, punizione Acragas. Giardina per la punizione Acragas. Difensiva alta, quella della San Cataldese, va a saltare anche Alfonso Cipolla, parte Giardina, palla nel mucchio, attenzione, l'ultimo tocco è di Marco, angolo Acragas, prova a battere Giardina, vuole andare a saltare Rosario Licata, 42esimo, è pronto Giardina. Sul primo palo, allontana Torregrossa, poi altra chance Acragas. Biondo, Giardina, ancora Giovanni Biondo. Giardina, cross morbido per Viglia di testa. Sess, poi Ferrante, intercetta Sess, ma ricomincia Viglia. La disturba Tuccio, ancora Viglia. Fermato da Tuccio. Fallo di mano di Tuccio che poi cade giù e Biondo lo va a rimproverare. Quarantatreesimo, c'è un'altra occasione per l'Acragas, punizione per Giardina, cross sul secondo palo, di testa svetta D'Angelo. Altro calcio d'angolo per l'Acragas che rimane lì in zona d'attacco a mettere pressione la San Cataldese. Intanto si scalda Baio per l'Acragas, parte Viglia sul primo palo, attenzione, salva sulla linea un difensore, poi Viglia, altro cross, la palla in aria, Giovanni Biondo, la conclusione, palla fuori di niente,
La Caracas c'è, continua con generosità ad attaccare, a cercare il gol per riaprire la partita. Sassi. Di Marco. Lancio lungo per Torregrossa. Poi Ferrante supera Tuccio. Avanza Ferrante, va giù, guadagna punizione. Rosario Licata. Incatasciato. Rischia. Ultimo tocco di un giocatore della San Cataldese. Riversa con le mani per l'Acragas. Incatasciato. Lascia il compito a Rosario Licata. Via. Gambino. Recupera il pallone la San Cataldese. Dolenti, va in pressing Gambino, larga il gioco il portiere della San Cataldese. Gioco fermo, punizione per i Verdi Amaranto. Rimane a terra Velardi. Siamo in pieno recupero. 46esimo. Di Marco. Dolenti. Tuccio supera Cipolla. Il duello con Candela, ancora Tuccio, entra in aria il numero 7. Poi scivola. Sarà calcio d'angolo per la San Cataldese, l'ultimo tocco di Candela. Senza fretta va a battere il calcio d'angolo la squadra di Settineri. Tuccio dalla bandierina. Cross in aria, il tocco di Di Marco, palla sul fondo. Siamo già a 2 minuti di recupero. Cipolla, Giardina, poi Candela, Biondo, non riesce a servire Viglia e riparte la San Cataldese. Con la mano Biondo e allora punizione per la San Cataldese. Dolenti, palla in zona Velardi, fallo di Tuccio su Rosario Licata, punizione Acragas. Quarantottesimo, si continua a giocare, Ferrante per Marzino, non riesce a stoppare il pallone il giovane portiere dell'Acragas, poi rimessa con le mani per la San Cataldese. Sicuramente l'espulsione di Compagno ha cambiato completamente la storia di questa partita. L'Acragas sotto di un gol in 10 uomini dopo 20 minuti. Cambio forzato di Gaetano.
Attenzione, la Sanca Taldese, Veneroso entra in aria, Veneroso, cross basso, intercetta Giardina. 49esimo, si continua a giocare, attacca ancora la Sanca Taldese. Calabrese, cross morbido, Cipolla con la testa, finisce qui il primo tempo. 2-0 per la Sanca Taldese, le reti di Quamè e autoreti di Candela, espulso compagno per l'Acragas. Noi ci fermiamo e poi vi aspetto ancora qui per raccontarvi ancora la finalissima per la D Acragas Sanca Taldese. Bentornati amici sportivi, ancora un saluto da Davide Sardo. Nino Vaccara di Mazara del Vallo, nello stadio scelto dalla Lega per la finalissima per la promozione in Serie D. Tra poco il secondo tempo di Acragas Sanca Taldese. Tre cambi per Francesco Di Gaetano con l'Acragas sotto 2-0 e un uomo in meno. Sono pronti ad entrare Spinelli, Baio e Buladeš. Sono rimasti negli spogliatoi Candela, Giardina, e tra un po' vi diremo chi è entrato, chi è uscito per far posto a Buladeš. Ferrante, fuori Ferrante per l'Acragas. Quarto cambio per l'Acragas nel primo tempo, cambio forzato, espulso il portiere compagno, fuori la Spina, dentro il secondo portiere il giovane Marzino. Hanno segnato Quamè e poi autorete di Candela. Un primo tempo abbastanza nervoso anche per l'alta posta in palio. Chi vince questa gara sarà promosso in Serie D. Tutto si complica per l'Acragas, sarebbe un'impresa sportiva la formazione biancoazzurra contro una Sanca Taldese che ha giocato un ottimo primo tempo. Ricomincia la sfida, ricomincia l'Acragas Sanca Taldese. 2-0 dunque per la Sanca Taldese. Adesso tre nuovi giocatori in campo per l'Acragas: Spinelli, Buladeš e Baio, per provare a segnare il gol della speranza e poi provare il tutto per tutto.
Arriva un altro giallo, ammonito Beppe Gambino, era diffidato. Ovviamente è una squalifica che si porterà nella prossima stagione. Punizione per il capitano Di Marco, pallone per Dolenti. Licata, incatasciato, si scalda Secan per l'Acragas. Giovanni Biondo non riesce a raggiungere il pallone. Via. Ci prova l'Acragas, attenzione, D'Angelo ferma Gambino. L'Acragas che ha colpito una clamorosa traversa sull'1-0 per la Sacca Taldese con Rosario Licata. Sbaglia incatasciato, recupera il pallone Velardi. Nessun cambio finora per la Sacca Taldese, che in campo con Dolenti, Velardi, Ferla, Calabrese, Di Marco, D'Angelo, Tuccio, Quame, Torregrossa, Veneroso, Sess. Quame non riesce a servire Tuccio. L'Acragas risponde con Marzino in porta, poi Baio, Buladesh, Cipolla, Licata, Biondo, incatasciato, Gambino, Viglia e Spinelli. Recupera il pallone Buladesh, fermato da Sess, poi incatasciato bene per Spinelli. Cipolla, Viglia, avanza il panzer argentino, Viglia entra in aria, attenzione, cross intercettato, altra chance Acragas, Viglia in zona tiro, Viglia la palombella, Dolenti c'è, buona azione dell'Acragas. Serve un gol alla formazione bianco-azzurra per mettere pressione, mettere paura alla Sacca Taldese, ma serve soprattutto un'impresa in 10 contro 11. Non è per nulla facile, ma l'Acragas è capace di qualsiasi rimonta, di qualsiasi risultato. Incatasciato, Licata, lancia davanti per Biondo, arriva prima sul pallone D'Angelo, protegge la sfera il difensore della Sacca Taldese, poi va a provocare il pubblico di fede bianco-azzurra. I tifosi dell'Acragas corsi in gran numero qui allo stadio di Mazara del Vallo a sostenere il gigante. I tifosi dell'Acragas sotto il sole in gradinata, c'è anche la curva a disposizione dei tifosi dell'Acragas. Tifosi della Sacca Taldese sistemati qui sotto la nostra postazione in tribuna coperta all'ombra. Ci sono tantissimi bambini allo stadio, tante donne, una bella giornata di sport. Punizione Acragas, siamo giunti al quinto minuto della ripresa, attenzione a Rosario Licata sul pallone. Fischia Buzzone, parte Licata, palla in aria di testa D'Angelo, ancora chance per l'Acragas, poi Biondo, va giù Biondo, attenzione, non fischia l'arbitro. E allora contropiede Sacca Taldese, attenzione, 3 contro 1, Acragas sbilanciata in avanti, vuole palla Tuccio, eccolo servito, Tuccio si accentra, lo ferma Licata e poi Buladesh.
ottimo disimpegno difensivo di Rosario Licata. Giù Viglia, arriva un giallo. Per un giocatore della San Cataldese, ammonito il numero 3, Ferla. Poco fa azione dubbia in area di rigore della San Cataldese con Biondo, andato giù, l'arbitro ben appostato ha lasciato proseguire. Rosario Licata butta palla in avanti con la testa, Biondo e Gambino, scusate, recupera il pallone a San Cataldese. Akragas è molto sbilanciata, fischia l'arbitro, punizione Akragas. Giovanni Biondo, non c'è un attimo di pausa, l'Akragas ha una gran voglia di provare a segnare il gol che riaprirebbe di fatto la partita. Licata, palla indietro per Marzino, sbaglia, poi recupera Marzino, che brivido ha corso l'Akragas. Il giovane Baio, passaggio per Buladeš, palla in tribuna da parte di Di Marco. L'Akragas battagliera adesso, che sta provando il tutto per tutto. Baio recupera il pallone, Sess, Quamè, attenzione la San Cataldese, fallo di incatasciato, arriva un altro giallo, ammonito il numero 8 dell'Akragas. Gaetano potrebbe giocarsi la carta Secan. Siamo giunti all'ottavo minuto della ripresa, punizione per i Verdi Amaranto, sul pallone Velardi, poco distante c'è Veneroso. Fischia Buzzone, è uno schema in casa San Cataldese. Recupera il pallone Giovanni Biondo, rimessa Akragas, Biondo, il cambio gioco bene per Rosario Licata, che ha spazio per avanzare, lo va a prendere Torregrossa, liscio di Ferla, poi ha battuto Capitan Gambino, è pronto un altro giallo, è ancora a terra il difensore della San Cataldese, che tra un po' sarà ammonito. Rosso, doppio giallo, ristabilita la parità numerica in campo, se ne va il giovane Ferla, classe 2002, ha preso due ammonizioni in appena tre minuti, due cartellini gialli, rimane in 10 anche la San Cataldese. Se ne va Ferla, tra poco per l'Akragas Sekan in campo, punizione per i biancazzurri, parte Licata, palla in aria, Viglia, gioco pericoloso di
Maurizio Viglia, punizione per la difesa della San Cataldese. Dolenti, palla lunga a cercare Torregrossa, la palla filtra Marzino, la palla è sua. Fallo di Gambino su Sesso. Tra poco in campo per la San Cataldese l'ex Agragas Stefano Piazza, ex capitano del Castel Termini. 39 anni appena compiuti per il giocatore originario di Favara. Se ne va con la maglia numero 2 Velardi, primo cambio per Settineri. La San Cataldese sostituisce Velardi con Piazza. Eccolo qui il cambio per la San Cataldese, dentro l'ex biancazzurro Stefano Piazza, che si mette sulla corsia di sinistra. Torna a giocare, dodicesimo della ripresa, ancora avanti di due gol a San Cataldese, ma ristabilita, come detto, la parità numerica in campo. Poco fa espulso Ferla. Biondo, Cipolla, deve crederci l'Akragas. Un gol cambierebbe tutto, sarebbe più forza, più agonismo alla formazione biancazzurra. Viglia va giù, scivola, colpisce l'avversario, punizione per la San Cataldese. Tra poco Secan per l'Akragas. Cambio del pallone e adesso si può tornare a giocare. D'Angelo per la punizione, il cambio a gioco, palla sul petto di Tuccio, arriva Piazza, la finta, l'Akragas che può andare in contropiede, attenzione a Buladesh, arriva prima sul pallone capitano Di Marco, poi Kwame, che giocatore Kwame, in assoluto il migliore in campo finora. Giocatore sprecato per questa categoria. Cambio Akragas. Sagio Secan tra poco. Prima la punizione San Cataldese. Rimessa dal fondo per l'Akragas. Adesso il cambio. Ma Cipolla batte subito la punizione, quindi l'Akragas non effettua il cambio. Cipolla, palla che rimane in campo, attenzione Spinelli di testa, Viglia, poi palla lunga a cercare Gambino, D'Angelo, poi Gambino, attenzione Beppe Gambino si accentra, servito Viglia per Gambino che la palla buona, il cross, Dolenti copre il primo palo, la palla è sua. Attacco timido dell'Akragas, però la squadra biancoazzurra dà ottimi segnali di vita. Dolenti al rilancio in zona Sisse, fuori gioco,
Di Veneroso, Spinelli per l'Akragas, incatasciato. Lancio lungo per lo scatto di Buladeš, attenzione, va giù, angolo. L'ultimo tocco di Stefano Piazza. Gioco è fermo perché c'è Buladeš a terra fuori dal rettangolo di gioco. E gioco ancora fermo al Nino Vaccara di Mazara del Vallo. Si rialza Romito Buladeš. Calcio d'angolo per l'Akragas, il primo della ripresa. Lo va a battere Spinelli. Akragas in 9 uomini momentaneamente, c'è fuori Buladeš. Fuori incatasciato per Sekan. Esce dall'altra parte del campo incatasciato, eccolo il cambio. Anzi no, rimandato. Va un po' in tilt la panchina dell'Akragas perché c'era da battere il calcio d'angolo. Rimane in campo incatasciato. Rimane in campo il numero 8 dell'Akragas. Allora si potrà battere il calcio d'angolo. Siamo giunti al 18° della ripresa. Angolo per i bianco-azzurri, attenzione. Spinelli dalla bandierina, parte il numero 15, palla in aria, di testa la palla filtra, poi la porta è vuota, traversa clamorosa, colpita dall'Akragas con Alfonso Cipolla, un altro legno, ferma l'Akragas, sfortunatissima la squadra bianco-azzurra e va in contropiede la San Cataldese, 5 contro 3, attenzione, pallone per Sess, in fuorigioco si ferma e allora l'Akragas può recuperare la sfera. Altro legno clamoroso colpito dai biancoazzurri con la porta sguarnita. Non c'era nessuno in porta. Sfortunatissima la squadra di Gaetano. Attenzione a Kwame, servito Torregrossa che si impegna a recuperare il pallone. Poi Baio, strattonato, guadagna rimessa dal fondo, ottimo lavoro di Baio. Adesso Sajo Sekan, che è lì fermo da 5 minuti e non riesce ad entrare in campo. Cambio ancora una volta rimandato. Spinelli. Buladeš. Baio, Piazza, Baio, ottima ancora la fase difensiva di Baio, poi c'è a terra un giocatore della San Cataldese e si ferma ancora la partita. Si rialza Tuccio.
C'è a terra anche il portiere Dolenti e dunque non si potrà giocare. Un problema alla schiena per Dolenti. Siamo giunti al 21esimo della ripresa, si è giocato pochissimo in questo secondo tempo. Si rialza Dolenti. Ventiduesimo, ancora gioco fermo al Lino Vaccara di Mazara del Vallo. È la volta buona dell'ingresso in campo di Sekan, fuori incatasciato. Akragas sostituisce. Akragas butta dentro un altro attaccante. Akragas a trazione anteriore. Prova il tutto per tutto di Gaetano, serve un gol per riaprire la partita. Adesso si gioca. Dolenti. Palla lunga del portiere della San Cataldese, fermato Torregrossa all'ultimo tocco di Baio, rimessa per i Verdi Amaranto. Piazza, Bertuccio, fermato. Ancora Stefano Piazza con le mani. Calabrese, la conclusione, attenzione, palla alta sopra la traversa. Cipolla, Licata, non c'è un attimo di pausa, l'Akragas riprende subito il gioco, conquista punizione nella propria metà campo. Rosario Licata, Sakan, Licata, vuole palla lunga Gambino. Licata, ottima giocata di Rosario Licata. Poi Baio, bene per Buladesh, 3 su di lui, si va da Spinelli, c'è libero a sinistra Rosario Licata, ecco servito, Licata in zona tiro, Licata carica al sinistro, palla fuori. Cambio per la San Cataldese. Entra Saetta, fuori Tuccio. La San Cataldese sostituisce Tuccio con Saetta. Secondo cambio dunque per la San Cataldese. Dolenti al rilancio, 25esimo
in corso. C'è tanto ancora da giocare. Spinelli. Biondo. Perde il pallone, se ne va Kwame. Fallo su Torre Grossa. Arriva un altro giallo. Ammonito Rosario Licata. Anche lui era diffidato. Pallone Venerosa, accanto a lui Stefano Piazza, un altro specialista dei calci piazzati. Sarà il numero 10 a battere la punizione, Veneroso. Marzino prepara la barriera, ne vuole 3, forse 4, arriva Spinelli pure. Ventisettesimo della ripresa, punizione per la San Cataldese, Veneroso in zona tiro. Corsa il numero 10 Verde Amaranto, parte Veneroso, la conclusione sulla barriera e poi la palla è ancora lì, fallo di Saetta. Alfonso Cipolla, Baio, rimessa con le mani per l'Acragas, Spinelli fermato. Saetta, calabrese, Di Marco, Kwame, steso da Buladesh. Marco per la punizione, Baio con la testa, poi Torre Grossa protegge il pallone, 3 biancazzurri su di lui, Torre Grossa va giù, non c'è fallo, Giovanni Biondo per Marzino che spazza via il pallone in zona Gambino, protegge il pallone Gambino, poi cade, guadagna punizione. Sakan fermato fallosamente, punizione Acragas. Rosario Licata in zona tiro. Torna in campo intanto Kwame, ha cambiato gli scarpini. Ci prova l'Acragas, siamo alla mezz'ora della ripresa, 2-0 per la San Cataldese, tutto nel primo tempo, squadra in 10 uomini. Due clamorosi legni colpiti dall'Acragas, uno per tempo. Adesso chance su palla inattiva. Fischia Buzzone, parte Licata, palla sul secondo palo. Il colpo di testa di Gambino, palla fuori. San Cataldese che vede il traguardo della Serie D. Una partita maschia, spigolosa. Adesso è un po' stanca l'Acragas, che ha giocato per
oltre 50 minuti con l'uomo in meno. Sekan mette il turbo, Sekan ha battuto, arriva un altro giallo, ammonito Sess. Altra punizione a Caracas, altra palla nel mucchio. Fischia Buzzone, parte Licata, piazza con la testa, poi Kwame intercetta Buladeš, anzi scusate, sì Buladeš, sembrava Spinelli, invece è il numero 17. Licata tra la palla per Torregrossa. Calabrese, Torregrossa, fuori gioco. Punizione per la difesa dell'Akragas. Biondo. Rosario. Licata, Sacanna, Biondo, Spinelli, Baio, Buladeš, si va da Spinelli, possesso palla prolungato dell'Akragas, via Buladeš, via, bene, giù, punizione Akragas. Altro mucchio in area di rigore, vanno a saltare tutti. Corre il cronometro, siamo giunti al 33esimo. Altro cambio per la San Cataldese. Dentro Bianconi, fuori Veneroso, anche Veneroso ha giocato un'ottima partita per la San Cataldese. Ci prova l'Akragas. San Cataldese, esce Veneroso, entra Bianconi. Punizione per Spinelli. Di Buzzone, parte Spinelli, palla in aria, svetta la testa di D'Angelo, con le mani Spinelli, Biondo fermato da Piazza, rimessa con le mani per l'Akragas che rimane lì in pressione sulla San Cataldese. Viglia contro due avversari che lo fermano, allora Kwame. A me serve Stefano Piazza. Piazza contro Cipolla. La palla rimane in campo. Ottima copertura di Alfonso Cipolla. Allora Buladeš. Fallo su Buladeš. Del nero entrato Bianconi. Spinelli per Sekan. Ci prova l'Akragas. Con tanto impegno, Giuseppe Can, questa volta non c'è fallo, allora riparte la San Cataldese con Calabrese, Sess contro Licata, Sess punta Licata, poi palla imbucata per Bianconi, Marzino controlla, la palla termina sul fondo, 35esimo della ripresa.
Cipolla, Spinelli e allora Licata, Secan, Licata, il cambio gioco, Dolenti in anticipo su tutti, nove minuti al novantesimo e vi sarà sicuramente un maxi recupero, si è giocato pochissimo in questo secondo tempo. Secan scivola e perde palla e riparte la squadra verde amaranto, forte del 2-0. Quamè, ancora il numero 8 della sacca taldese, la conclusione, Marzino risponde da gran campione alla bordata di Quamè, poi angolo per la sacca taldese. Adesso tocca ad Azzara, cambio ancora per i verdi amaranto. Non esce nessuno della San Cataldese. Esce Torregrossa. Si è visto poco Torregrossa oggi nella San Cataldese, esce sconsolato, è stato premiato all'inizio di partita come capo cannoniere della regular season. Dove reti? Torregrossa, entra Azzara. Esce Torregrossa, dentro Azzara. Nessun cenno d'intesa con il tecnico Settineri, non l'ha presa bene Torregrossa. Nemmeno uno sguardo d'intesa con il tecnico Settineri per Torregrossa. Angolo, San Cataldese, palla nel mucchio, di testa il numero 20. Bianconi, palla sul fondo. E siamo giunti al 38esimo della ripresa. San Cataldese sempre più vicino alla promozione diretta in Serie D, il ritorno della San Cataldese in Serie D. Le reti di Quamè e autorete di Candela nel primo tempo. Nel mezzo la ingenuità del portiere compagno che si è fatto espellere lasciando l'Akragas in 10 uomini sotto di un gol al 20esimo del primo tempo. Licata butta palle in avanti, Di Marco svirgola palla in fallo laterale, si fanno sentire i tifosi dell'Akragas che provano a spingere bianco-azzurri. Virgola Marzino, la palla è per Cipolla, poi Baio, attenzione, rischia, brutto fallo di Azzara che si becca il giallo sul giovane Baio, forse meritava un cartellino diverso. Azzara è andato direttamente sul ginocchio dell'avversario a gamba tesa, rimane a terra il giovanissimo Baio, autore di una buona partita sulla fascia destra. Tutta la panchina dell'Akragas in piedi a chiedere un provvedimento più severo per Azzara. 5 minuti al novantesimo. Continua e Azzara viene espulso. Azzara se ne va. È tornato a provocare quelli dell'Akragas e si è beccato il secondo giallo. Da poco in campo Azzara, perde la testa e lascia la San Cataldese in 9 uomini.
tre espulsi, due della Sacca Taldese e uno dell'Acracas. E allora siamo giunti al 41esimo della ripresa. Sacca Taldese in 9 uomini. Espulsi Ferla e Azzara. Viglia. Per Buladesh, cross intercettato da Piazza, anche lui è entrato bene in partita dalla panchina. Baio. Cross in aria di Baio, attenzione, Dolenti. La palla è sua. Di testa Licata, Spinelli, altro colpo di testa, Giovanni Biondo arriva prima sul pallone, intercetta Quamè, Calabrese, Quamè. A mio giudizio il migliore in campo in questa partita, un altro passo qua me, cross in aria, attenzione, 3-0, segna anche Saetta, tutto solo sul secondo palo, è entrato quasi col pallone in porta e finisce qui la partita. Sacca Taldese promossa in Serie D, fanno festa i tifosi Verdi Amaranto. Un vero peccato per i biancoazzurri. Tutto deciso nel primo tempo. Ma onore e merito a questa Sacca Taldese, davvero una bella squadra, forte in ogni reparto, completa nell'organico. Ha sfruttato in pieno in questa gara alcune ingenuità dell'Acragas e soprattutto l'espulsione del portiere compagno dopo 20 minuti di partita. Siamo giunti al 43 sulla ripresa, 3-0 per la Sacca Taldese. L'Acragas che dunque rimane in eccellenza. La Sacca Taldese è promossa in Serie D al termine di una stagione straordinaria. La Gragas si è comportata benissimo in questa stagione, ha fallito pochissime partite. Forse quella più importante oggi qui a Mazara del Vallo, un'Acragas anche sfortunata, due traverse clamorose nel primo tempo sull'1-0 per la Sacca Taldese, nella ripresa sul 2-0. Attenzione a Viglia, non riesce a servire un compagno, poi Piazza allontana il pallone. 30 secondi al 90esimo, dicevamo di un'Acragas che ci ha provato con coraggio, con sacrificio, ma di contro ha trovato una grande Sacca Taldese che ha sfruttato, come detto, in pieno le debolezze dell'Acragas e gli errori dell'Acragas. Un'Acragas che adesso proverà a chiudere a testa alta questa partita, segnando magari il gol della bandiera. Siamo giunti al 90esimo, 3-0 per la Sacca Taldese, si aspetta solamente il fischio finale dell'arbitro per sancire il ritorno in Serie D della Sacca Taldese. Gioco fermo, ci atterra Quamè nella metà campo dell'Acragas.
Cipolla perde palla, se ne va Stefano Piazza, il duello con Baio, mette il turbo sulla corsia sinistra Stefano Piazza, poi si accentra, il duello con Baio, il cross, attenzione, tutto solo Kwame, sbaglia clamorosamente, il 4-0 finisce in gloria per la San Cataldese. Era un peccato per l'Akragas. Spinelli, Viglia, Sekan, Viglia per Sekan, va giù Sekan, sarà soltanto rimessa dal fondo. Siamo in pieno recupero, si continua a giocare, poi sarà festa per la San Cataldese. Bianconi, palla fuori, rimessa con le mani per l'Akragas. Spinelli, Baio, Licata con la testa, Spinelli, Biondo, Dolenti spazza via il pallone, poi Sekan, Viglia, ma l'argentino va giù, guadagna posizione. Ultimi secondi di una partita che ormai non ha più nulla da dire. Dunque un altro 3-0 della San Cataldese contro l'Akragas. Il primo nella regular season alla Valentino Mazzada. Adesso ci prova l'Akragas su calcio di punizione. Parte Rosario Licata, la conclusione, Dolenti para. Cipolla recupera il pallone. 5 minuti di recupero, siamo giunti al 50esimo. Kwame, Calabrese, potrebbe anche fischiare la fine l'arbitro. Ma la partita non ha più nulla da dire. Ultimi secondi di match. Gambino commette fallo in area di rigore, punizione per la San Cataldese. Fanno già festa i tifosi della San Cataldese. Finisce qui la partita. La San Cataldese è promossa in Serie D, l'Akragas rimane in eccellenza. La finale finisce 3-0 per i Verdi Amaranto. Hanno segnato nel primo tempo Kwame, poi autorete di Candela, nella ripresa Saetta ha fissato il punteggio sul 3-0 per l'Akragas. Due clamorose traverse, un'espulsione quella di Compagno che forse ha decretato poi il verdetto finale per l'Akragas.
tutto si è complicato dal ventesimo del primo tempo in 10 uomini. Acragas bella e pimpante nella ripresa, ma la squadra verde amaranto si è chiusa bene, ha sofferto poco, pochissimo, e alla fine ha meritato la promozione in Serie D. Acragas dunque rimane in eccellenza. Io mi fermo qui, ringrazio i colleghi di Fil Rouge per la diretta streaming, in lacrime i giocatori dell'Acragas, Alfonso Cipolla di fronte ai tifosi, dinanzi ai tifosi dell'Acragas in lacrime, consolato dal prof Munda. Alfonso Cipolla è un tifosissimo dell'Acragas agrigentino e per lui questa maglia rappresenta tantissimo. In lacrime anche Marzino, Biondo e tutti gli altri. Davvero un triste momento per i colori bianco-azzurri, per l'Acragas che perde nettamente 3-0 la finale per la D contro la San Cataldese. Grazie per averci seguito in questa diretta streaming da Mazzara del Vallo. Un saluto da Davide Sardo, grazie e arrivederci. Questa partita è offerta da...